Oggi andrò a vedere chi è lo youtuber con più iscritti al mio canale. E perché questa domanda mi è sorta? Perché nell'impostazione di YouTube ogni volta mi capita sempre quella sezione a parte dove c'è appunto: guarda chi sono i youtuber con più iscritti al tuo canale. E tu sei sempre incuriosito, quindi mi sono tenuto a questa mia curiosità e reactare assieme a voi chi è il canale con più iscritti. Quindi andare a reagire comunque sia i loro video, soprattutto andare a vedere che cosa portano nel loro canale. Ma vi ricordo comunque di lasciare un like, un'iscrizione al canale e soprattutto un commento per farmi sapere appunto se ve lo aspettavate questo youtuber qui oppure no. Quindi andiamo a vedere direttamente, andiamo. Allora, vediamo intera durata. Io non guarderò perché non vedrò chi è. Allora, posso guardare? Guardo solo la chat, guardo. Ah, non vi ho detto una cosa, non vi ho detto anche, tra l'altro. Gli iscritti, che appunto voi vedete, sono gli youtubers che appunto vedete letteralmente perché hanno le iscrizioni visive. Se invece gli youtubers che appunto mi seguono e sono iscritti al mio canale hanno le iscrizioni appunto che non sono visibili, non verranno contabilizzate all'interno della lista. Ok. Ah beh, ok, ah beh, allora. Oddio, ma quanta gente che non conosco, ma chi è sta gente? A parte appunto i primi due che li conosco tranquillamente, ma gli altri sotto non conosco nessuno. Fa vedere un po', fa vedere. Ok, Suri ve lo conosco, Toronto Raptors non so chi sia. Vabbè, oddio, ci sono un po', c'è un po' di gente appunto che non conosco letteralmente. Tanta gente che non conosco, ma chi c***o è, oddio. Cioè non in senso negativo, ma nel senso qualcuno di voi lo conosce qualcuno qui in mezzo. A parte vabbè Xiao e Wild Doggy che comunque tutti quanti voi conoscete sicuramente, ma qualcuno di voi qui in mezzo conosce qualcuno, conosce. In realtà Mr. Beast segue Mr. Jack ma ha le iscrizioni private. Infatti chi ha appunto le iscrizioni private non verrà conteggiato all'interno della lista per quello. E questo è il problema principale. Però vabbè, dettagli. Story Eye. Chi è Story Eye? Gamer Giovanni Animation Anime, Giacomo, Martino, It's Glorious. Se questa gente qui ha più di 100.000 iscritti e fa solamente shorts, e sono shorts di... Ragazzi, chiudo il canale YouTube, veramente lo do in mano a qualcuno di voi in chat, veramente lo vendo direttamente, lo svendo chiunque. Partiamo col primo, vabbè, Xiao. Xiao ha sempre fatto comunque video abbastanza... Xiao, che fa una reaction appunto ai... ai Gacha Life? Cosa? Non so se volevo tornare a fare questa reaction, ma... Ma infatti non le fare perché mi sono disintossicato da quello. Guarda Xiao che... Le stanze che c'è ogni volta, c'è una stanza che è troppo bella, porca continuate miseria. A scrivere e non so manco che cosa ho appena detto. Xiao, quando torna nei Gacha Life? Io li ho bloccati tutti, li ho bannati tutti, li ho bannati. Xiao ti copia. Ma no, non è vero ragazzi, Xiao non mi copia, semplicemente non è che appunto se io ho inventato le reaction ai Gacha Life per le prese per le culo e cose così, allora tutti quanti mi devono copiare. Chi mi fa le stesse cose allora le copia. Ok, vi accontento. Esatto. Guarda sta scodellina bianca che c'ha Xiao, guarda lì sta scodellina, guarda lì. Ken Kaneki, ma è incredibile. Non sto sapendo parlare. Non sto sapendo parlare, Xiao, non ti preoccupare, è una sei-lore e i non lore non sanno parlare come me, anch'io sono calabrese, alcune volte mi escono fuori tipo, invece che appunto Catanzaro mi esce fuori Catanzaro, incinta a 14 anni. Io questo non l'ho visto questo, eh. Io questo non l'ho visto. Com'è possibile che non ho visto questo coso, eh? Sia chiaro, non so chi sia questa persona. Una ragazza, non lo so, un ragazzo. Niente contro di lei. No, no, io sì, contro di lei assolutamente, perché fai sta storia qui con una persona incinta con 14 anni? È una storia inventata, ragazzi. Non esiste per davvero una ragazza con che è incinta a 14 anni. Ragazzi, ma guardare un video di Xiao in un certo senso è così, guarda. Cioè, Xiao, tu gli metti questa musica di sottofondo, gli sta perfettamente, guarda. A nulla, anzi, per farvi capire, nonostante il titolo, metto mi piace e mi iscrivo. Iniziamo così, un po' che non ha senso, shish, okay, proprio, perfetto. Con una bella dose di cringe. Sì, va bene, come fa ad essere così calmo sto ragazzo così ogni volta che appunto starta una rec in questo modo? Cioè, io ogni volta che guardo i cacciali mi viene appunto da mettere la flebo qui, acidi per poter tirare avanti. Ma ragazzi, comunque gli sta perfettamente sta canzone qui, è perfetta sta canzone. Ciao baby. Non so se ho voglia di guardarmi tipo 13 minuti di Gacha Life, quindi skipperò nelle parti un pochino più particolari. Guarda poi che nomi del... Dark. Hey! No, Xiao, cos'è questa mano un po'? No, Xiao, no, non... No, no, Xiao, non è... Io non dovevo tornare a reagire a questa roba. Ma non dovevi neanche tornare comunque sia a quegli anni lì con questo saluto un po' particolare. La porta a casa, che è un pochettino un po' particolare. Tu non mi... Ragazzi! Non lo so, mi slooprl, mi slooprl. È uno sport, tu che fai? Ah beh, io oggi vado a fare un po' di slooprl. Tu che vai a fare? Ma mi faccio un'ora di slooprl, va? Mi slooprl un po', mi slooprl. Mi slooprl un po' la schiena, sì sì, vai, vieni, vieni. Ah, grazie per avermi slooprato. Io essere pimpa brava, biava. Lo slu civile. E perché esistono quelli appunto civili? Esiste anche adesso. No, guarda, facciamo un po' di sorpresa, vai, direttamente, così. Ok, Xiao, abbiamo capito già quello che tu hai visto. Dai, va bene così, Xiao, ti voglio tanto bene. Poi c'è Wild Doggy, che appunto sappiamo già chi è Wild Doggy. Appunto è una caccia tuber incredibile che abbiamo appunto avuto come ospite nel nostro canale, effettivamente. Ehi, ehi, ehi. Sento odore di 50k animation scammati, Oh, ma quanto è fatto bene! Oh,
sto vibando. Ma è fatta benissimo sta roba. Ma ragazzi, è palesemente una sottospecie di yandere. Praticamente vuole slurpare la ciola in un certo senso. Gli ha messo pure le mine, gli ha pure messo. Guarda questo povero Cristo che non vuole essere. Posso dire che è stata fatta benissimo sta animation. Porco due, spettacolare. Una cosa vede questa, no, va direttamente. Nixed, cosa fa lui? Vediamo. Porco Diaz, 500 cosa? Ma com'è possibile che Nixed c'ha... Madonna, ma che è? Saturn versus... Ma che c***o? Ma cosa ma è un canale di astrologia? Non lo so, fammi capire. Cos'è sta roba? Andiamo a vedere invece Gamer Giovanni Animation Anime. Oddio, vediamo un po' di roba qui in mezzo. Oddio, che cos'è sta roba? Oddio. Animation. Tutto così colorato. Ma questo è il fantastico mondo di YouTube Kids, questo qui. Cioè, per chi fa reaction così direttamente. I Can Sleep Meme Animation Garden of Bamba. Che cacchio è Garden of Bamba? Fammi vedere un pochettino, va. No, ma voglio vedere qualcosa che io so. Cos'è Bamba? Rainbow Friends versus Poppy Playtime Recap. Oddio, c'è una JoJo's Reference, ragazzi. Mi bagno dalle... Ma che si sta facendo? Ma no, ma si sta facendo un pippone. Ma guarda che pugnettone che si sta facendo. No, ma dura 14 minuti di animation. Ragazzi, mi sta urtando un botto perché si sente solamente da un orecchio. Mi dà un fastidio atroce. Grande pugno potentissimo. Ma cos'è Saitama? Ma è Akiwaki Saitama? Ma ragazzi, ma è One Punch Man. Vabbè, pure Dragon Ball di mezzo c'è in fili anche, ok. Aspetta, lo rendo ancora più epico, ragazzi. Volete sapere come lo rendo più epico? Toh, guarda qui, guarda. Toh, grande scontro potentissimo. Ecco, perfetto. Ma che cazzo? A caso. Sei, vabbè, i raggi fotonici di Adamo, ragazzi. Guarda come spinna, Huggy Wuggy. Cosa sto se... E ci sta pure benissimo. Sotto la ciola gli passa. Ma ragazzi, ma è perfetto. Ma che cosa sto guardando? Vai, spaccalo di botte. Ma? Chi è questo? Cosa sta succedendo? Cos'è sta roba? Ma è la JoJo's Reference. Lui cosa fa invece? Vediamo cosa fa lui. Questo invece che fa questo qui? Oddio, ma questo fa video. Ma ragazzi, Fortnite stagione OG. Trollo gli hacker del mio server Minecraft. Reagisco a Minecraft realistico. Ma ragazzi, ho aperto un canale di MC. O ho aperto il canale di Marquez barra Mr. Domi. Ma questo, come fa ad avere 100.000 iscritti se fa queste visualizzazioni qui? Ma vede un po'. Ah. E fa vedere che cosa porta. E ho deciso quindi di avvicinarmi. Ma ragazzi, ma parla come un cartone animato, parla. Ho visto una struttura stranissima e ho deciso di avvicinarmi anche, tra l'altro. E ho notato una cassa con scritto cipi cipi ciapa ciapa. Quindi l'ho aperta e dentro c'era un disco musicale. Accanto ho trovato un giradischi, quindi l'ho inserito. Si è attivato uno schermo con il gatto e la musica. È anche spuntato l'owner del server e tantissimi gatti. Ho deciso di lasciarvi le coordinate di questo posto. E all'interno della cassa c'è una chiave leggendaria. Da come siamo saltati a io che entro nel server, vedo una cassa che si chiama cipi cipi ciapa. Prendo, tiro fuori un disco, lo metto dentro a un giradischi. Esce fuori uno schermo con un gatto che sbalanza di qualità e un owner che fa spawnare 500 gatti. Ho già visto abbastanza di questo. Sì ragazzi, grazie cipi da punta che fanno per attirare gente nei propri server Minecraft, ok? Appena ritorno a giocare a MC vi ritorno a distruggere, ve lo dico già comunque. Martino cosa fa, Martino? Martino, 137.000 iscritti. Scusami, Martino, come c***o fa ad avere 137.000 iscritti con 4 video e con neanche 1.000 visualizzazioni? Ma ha pure il telefono rotto. Ma sta facendo... Sta registrando un video su un altro video. Sono bot. Non riesce neanche... C'è il ditino che è minuscolo. È un bambino di 5 anni. E c'ho 100.000 iscritti. E non li ho io che mi faccio il culo a creare contenuti così. 28 dicembre 2021. Ragazzi, il suo dito è piccolo come il pisello di Cristo, ragazzi. Ma sto bambino ha il Parkinson. Si muove così, si muove. C'ha il pigiamino di SpongeBob. Ottimo pigiamino. Ma che è? Ma che... Sto vedendo. Ma adesso mo vado negli shorts. Se vedo che questo qui ha degli shorts con più di 1.000 di visualizzazioni, mi sparo nelle gambe. Diabetes Supra Sigma Soccer. Ah. Ah. Ora capisco perché. Hola niños meme. Ah. When your dreams come true. Come on. Lui riuppa video, lui riuppa. Lui sta riuppando video. Porco... Helicopter. Helicopter. 14 milioni di visualizzo. Io voglio staccarmi le palle. Voglio fare helicopter e fare così con i miei c***o. Voglio farlo. Cioè, ve lo giuro. SMR Bombastic. Ah, ok. Mr. Bombastic. Che video di merda. Ed ecco perché il Silver Play Button ormai è gratis. Praticamente il Silver Play Button lo danno anche a cane e porci. Vedendo che Martino appunto 3199 ce l'ha appunto. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa c'è.
Ah! It's glorious. Video su Hazbin Hotel. 5 new Hazbin Hotel Hotel sneak peeks. Ma questa oppa solamente di... Mamma mia, è un costante uppare shorts. Ma ormai gli shorts, ragazzi, davvero adesso gli shorts ti permettono di avere il 20 milioni di visualizzazioni con le robe di... Amo la comunità, perché ne fa parte Mr. J, la Moxy Edit. Ma sono degli edit. Aspetta, ma è spoiler? Ma non è spoiler, ragazzi. Veggie new design edit. Ma zii. Cioè, comunque è incredibile come riescano a fare visualizzazioni solo con gli shorts. Ormai un canale basta che tu fai shorts solamente. Hai il silver play button che vale quanto una sdiarra per strada, praticamente, di un cane. Questo cos'è che fa questo? Vai, altri shorts, vediamo un pochettino, vediamo. Perché odio in... Ah, registrare da PC, ok. No, shorts scommetto che tipo... No, ragazzi. Noi di Lidl lo sappiamo. Buonasera, favorisca la patente, per favore. Io me l'ho presa ieri, quanto pensa che ne abbia? Ho vinto un premio da 2000 euro. La scuola si allaga, il Q di fila mentre accompagna una classe, mentre raccomanda alla classe di uscire in fila indiana e senza farsi prendere da... Ciao tenente di Visere TV, io sì sono il migliore. Com'è il trono di spade? Scomodo. Bob, io che aspetto che il mio compagno di bianco si accorga che gli sono spariti i libri con tutto il... Questo è l'unico che merita per davvero di avere questi iscritti qui, perché sono stupidi shorts ma che sono bellissimi. Che sono fributa di tutto. Nonno, stasera c'è l'Italia contro Austria. E così da 3 ore speranza il weekend estate. Mohamed, proprio posso fare una domanda? Vai, spara. Ti ha sparato davvero la classe. Oddio, che stato. No, ragazzi, ma sono bellissime. Io le adoro ste robe. Io impazzisco con questi meme qui. Per favore, facciamo un'intera reaction solo con questa roba qui. Io le adoro. Proprio, dov'è Alessandro? Ha i nostri soldi della gita. Alessandro alle 8.99. Non lo vedremo mai più. Alex, cosa porta Alex? Alex, tu porti un... Parliamo un po' del Titan. Ciao, allora, io sono Alex Gamerwise. Sta per caso per fare una sottospecie di documentario sul Titan, il sottomarino che è tipo esploso a centinaia e centinaia di metri sott'acqua? Davvero? Sto veramente per assistere ad un intero documentario su come... Io sono sbalordito. Oggi parleremo del Titan, costruito dal... Io quando la prof mi interroga. Sì. E per i turisti il costo era di 250. Ma si è fatto addirittura i calcoli, si è fatto! L'ha pure abbellito, ragazzi! Ha praticamente fatto un intero documentario su un foglio di carta e ti porta piano piano sul foglio di carta per farti vedere le analytics. È fantastico! Il bro ha fatto un PowerPoint su carta, praticamente. Posso dire che comunque ero io all'interrogazione di matematica. Io sì. Prof, i logaritmi, sì, sì, no, perché preferisce un pecoro nero o un'era pecora? Di meno, c'era di più. E di meno di più? Quanto c***o era? Va bene, ok, adesso andiamo a vedere il vero motivo del perché ha fatto questi iscritti, dai. Ah, ok, bene. Il gigacciato non ha paura, io, Vi dirò la verità, vi dirò. Guardiamo gli show. Cosa, scusa? Ho appena visto cosa? Quanti milioni? Cristiano Ronaldo calling me. 16 milioni di visualizzazioni. Voglio spararmi in bocca. Madonna, zi, ma c'è un'apertura degli occhi che sembri, non lo so, momo delle storie horror, dio mio. Grande faccio, scaglio. Con il marchio della registrazione attivo. Va bene così, va bene, ok. Oh mio Dio! C'è detto che comunque ha fatto anche abbastanza bene, tra l'altro, anche. Allora, la mia domanda è, per quale motivo dovrebbe letteralmente chiamare... Quanti commenti! Fake gang! Io sono esterrefatto davvero da questa gente qui che è iscritta al mio canale, veramente, sono veramente esterrefatto. Sì, comunque sono tutti video freebooter, praticamente. Vabbè, Suri ve lo conosciamo già che cosa ha fatto. Atlas! No! 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 Non voglio assolutamente guardare un'altra volta degli... No, ragazzi, è un gacciatuber un po' particolare. Fa la family VGF e Ita, Spy on the Bad Nauts, Strike Chico Stereo, My Hero Academia Villain React at TikTok, 40.000 visualizzazioni. No, cos'è sta roba? Oh, ma c'è Duparte Fi, c'è un'altra... ma guarda questa che frega. Dove vai? E Forcio, mi piace la ciola. Vabbè, nulla in contrario. Cos'è sta roba? No, mi dai indietro Federica, per favore, che mi serve, ragazzi. No, ragazzi, sono praticamente un'unione di TikTok costante. E poi quelli non fanno un... Quelli è la cosa più cringe che io sempre guardo.
Cioè tu immaginati vedere in mezzo alle campane due che c'hanno ste sorte di parrucche in testa. Cioè siamo nel 2020, siamo qua ragazzi, siamo tornati indietro. No, fammi vedere qualcosa che sia. Voglio tornare in casa, mi piace di casa, mi correggo, mi piace di casa. Oddio, furri ovunque, furri. Perché Mario diventa nero? Che succede? Ma cosa sto guardando? No, vabbè, io mi rifiuto di guardare, ragazzi. Siamo arrivati a 10.000 iscritti, che bello. Fammi andare a vedere qua, va. Video. Oh, no, un Roblox YouTuber. Roasting Ale, Orso e Roby. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè. I roasting. Oggi che siamo? Ovvio, sempre Ale Orso. E poi ci aggiungiamo un altro YouTuber, Roby. E poi ci aggiungiamo un altro YouTuber, Roby. Sta parlando manco ci avesse, non so, il diabete, le guance gonfie da fare schifo da tutto, non so. Lo schifo che c'è in bocca da quanto sta mangiando. Faceva video cringe. Ah, tipo, le migliori strode di Bad di Maranza. Cioè, guardate qui. Boh, FNF non c'è. FNF! FNIF! È napoletano. Ah, capisco allora. Eh beh, deve un po' implodere quel besuccio, dai. No, ma ragazzi, veramente, i nostri che sono diventati tipo insulto gratis. Vabbè. C'è tipo la madre che tipo gli ho urlato. Oh, allora, finisci di urlare, faccio i...